Un'ignavo potenza ospita al Viviani il Crotone di Lamberto Zauli per un match che mette in palio tre punti fondamentali per determinare le sorti dei ragazzi di Marchionni e il limbo della classifica. Calabresi che giungono in terra lucana da un pareggio e due sconfitte vogliono dunque invertire il trend. Pronti, via, dopo 5 minuti e Volpi ad accendere il match con un destro raso terra respinto da D'Alterio. Al sesto minuto il signor Drigo concede un calcio di rigore ai padroni di casa per un fallo di Lo Iacono su Castorani. Sul dischetto si porta Caturano che realizza la decima rete stagionale e il momentaneo vantaggio rosso-blu. Al diciottesimo il Potenza ha la possibilità di raddoppiare col Castorani, ma è miracoloso l'estremo difensore pitagorico ad opporsi con uno scatto di reni. Il pareggio degli ospiti arriva alla mezz'ora esatta con Tuminiello che sfrutta al meglio l'assist di Gomez e supera l'astra con un pregevole tocco sotto. Due minuti dopo è Dursi a spaventare il Viviani, ma il suo destro finisce sull'esterno della rete. Al 36esimo Tuminiello in girata non inquadra lo specchio della porta, Potenza che ritrova il vantaggio al minuto 36 con Castorani che col piattone destro la mette nell'angolino basso dove D'Alterio non può arrivarci. Al 43esimo Caturano si divora la rete del 3-1 colpendo il palo a portiere praticamente battuto. L'ultima occasione del primo tempo ce l'ha sui piedi Candellori che fa partire un missile diretto sotto la traversa, ma D'Alterio ci arriva con la punta delle dita. Nella ripresa dopo 7 minuti Castorani ancora al tiro impegna il numero 22 ospite alla parata in corner. Al 55esimo è Gomez a provarci da fuori, ma la palla termina di poco alta sulla traversa. Traversa presa in pieno invece da Giron al minuto 63 che aveva provato il mancino a giro. Il Crotone ritrova il pari al 71esimo ancora con Tuminiello che raccoglie l'assist di Dursi e batte sul filo del fuorigioco all'astra per la seconda volta. Al minuto 78 è Tribuzzi a lasciare Viviani col fiato sospeso calciando la alta a conclusione di un bel contropiede. Termina così una gara che ha regalato tante emozioni. Se al Crotone va dato il merito di essere riuscito per due volte a recuperare lo svantaggio, ai ragazzi di Marchionni è mancata forse la personalità di chiudere un match tutto sommato equilibrato. Obiettivo salvezza dunque rinviato per il Potenza alla sfida dello Iacovone in programma sabato 6 aprile.